salita non si fa più. No, no, no. Ciao! 3, 2, 1, ciao! Ma voi chi siete? Etna Country Style. No, va ballato from stasera. Catania, cioè viva Catania. Vai, facciamo parlare il maestro perché maestro. Buonasera. Ci fate vedere di bello. Ma stasera Contre... spettacolo live show Country Western Dance Etna Country Style e 57 di Leonardo che è un vostro compaesano. Ci divertiremo insieme. Grazie, io sono internazionale. In camera ragazzi. Thank you.
cosa. Una. Eccolo! Lì Paolo! E tu quanti anni avevi? Ma 84, 73, 9 anni. 9 anni. E un po' sei cambiato, ma poco. Era ragazzo. Si è sulla sua. Sì, no, no, ma che giorno fa? Dimmi un po'. Ma come le foto un po'? Questo caso è una cosa. Ah, sarà? Ah, io dico un ma questo è Paolo. Paolo? Non la maci. Quale? Qua ci sono anche io. In Francia non ci sono altri. Ma hai visto quando ero dirigente Vidal? No. Sai che non mi ricordavo mai quello, guardalo giù, guarda qua. Allora, con lì Carmelo, eccolo. Il dirigente 90. Fidal negli anni 90. 91, dall'88 al 93. Beh, a me è bello. Non mi ricordavo mai. Io, guarda, mi chiamavano, non mi ricordo più. Un giovane in belle promesse. Non mi ricordo proprio. No, vabbè, collaboravo sempre, figurati, con Gianni, con Giovanni, cosa. Prova, ma non riprendo. Ecco. Giovanni Vertucci, Giovanni Legato? Giovanni Legato. Giovanni Legato. Tu è Giovanni Legato e un Giovanni Vertucci. Bene. Il numero uno della. Non è chiuso, è chiuso. È chiuso. No, per me, no.
cioè, vuol dire, non sono io il riferimento, io ho l'età con me, loro hanno la gioventù, sì, è giusto, la professionalità, ecco, e però il... l'esperienza di vita, qualcuno ci vuole, prende appunti. Prova sei. Americano che hai, Grace, proprio perché fai... Ciao Grace, c'è il fidanzato qua, Grace, ho sentito una voce dietro. No, no, è là, dicevamo, chiama la razza. Quale? Solo lui se la poteva accogliere. Ha scelto veramente bene. Andiamo!
i pagliacci clandestini. Ed è un piacere essere qui a Motta San Giovanni. Se facciamo un passo indietro iniziamo subito. E facciamo un altro? Occhio che dice una cosa. Allora, avviciniamoci così diventa tutto più facile. Mettiamoci davanti. Intendo allora, avvicinatevi, no poi. Ok. Puoi stare. Ok, andiamo avanti. Io sono Carruppa. Come mi chiamo? Carruppa. Non vi sento, come mi chiamo? Carruppa. Non ci sento, ci devono sentire all'Azzaro. Come mi chiamo? Carruppa. Ok, e noi siamo i pagliacci? Clandestini. Oh, hai vinto un premio, complimenti. Bravissimo. Morri, per favore. Allora, la prima cosa che faremo oggi tutti insieme, allora facciamo un passo indietro, mettiamoci indietro così riusciamo a muovere. Attenti. Allora, dicevo che noi siamo i pagliacci clandestini e veniamo da molto lontano. Veniamo da... Da dove veniamo? Da molto lontano. È preparato lui. Secondo te da dove possiamo venire noi? Da molto lontano, brava! Ma è quanto è lontano questo posto? Più dell'universo! Più dell'universo! Quindi siamo sulle stelle? Quasi! Vicino alle stelle! Però la cosa importante che dobbiamo fare... Oh, mamma mia! Chi l'ha messa quella valigia? Tu! Chi è stato? Lancio! Sì, non la mai. Chi è questo? Dove l'avete preso? Ma che dicevo che noi veniamo da molto lontano, è una cosa che facciamo oggi insieme, è una cosa difficilissima. Subito bisogno di alcuni assistenti. Mi serve un assistente. No, me ne serve uno un po' più. Come ti chiami? Pietro, facciamo un applauso a Pietro. Pietro, tu sei uno che scherza poco, quindi rischio la morte, no? E allora fai quello che faccio. Sei pronto? Ma che? Passatine cosa ti fa? Ah, il ristallato. Il mio papà è quello, è tipo pubblicità, grazie. Oh, papà è quello. Oh, chi è quel signore? Papà. Il papà di quel tipo, di questo tipo, eccolo qua. Tuo papà è quello, salutalo. Ciao papà. Pronto Pietro? Buongiorno, Ok, fermo così, guarda, alza questo braccio. Non ti muovere, guarda avanti. Guarda avanti, Pietro, non ti muovere, non ti serve il microfono, vada a voce. Ok, alza questo braccio! Che pezzo! Non ti muovere! E va! Un applauso per Pietro! Ma chi rimane? Fermo, non ti muovere, che ho bisogno di un altro assistente! Mi serve un assistente adesso un po' più... Ficco! Allora, tu chi sei? E sei parente di Pietro? No? È tuo padre? No. E chi è? Tuo zio. Sto peccato, zio e nipote. Oh. Fai quello che faccio io, ok? Pronto? Up. Fermo, Non ti muove. Voilà. Un applauso. Sono esercizi difficilissimi. Ne manca uno, ma come ne serve uno bello tosto adesso?
lì, carrupa! Chi? Lì in fondo! Quale? Quello mi uccide se lo prendo, mi ha già guardato male! Oh, eccolo qua! Ti ho trovato, ciao! Come ti chiami? Carmine! Carmine, vieni con me! Un applauso per Carmine! Carmine, tu sei fuori! Dove abiti? Ma sei nato qua? D'origine, tua mamma! Un po' di dialetto lo parli? Ma mi senti qualcosa? Okay. Pronto, ma quello che faccio io. Uno, due e tre. Voce, tante, voce. Fermo così, calmi, non ti muovere. Devo fare una prova, eh. Ma forse di un po' di più. Hanno tre, eh? Un, due, mi tieni, ma tieni, mi ricamma, tieni! Vai, Dio! Prendimi che ce la fai! Uno! Prendi! Aspetta, facciamo la cosa! Piegati, piegati! No, prendimi! Piega! No, non ti piegati! Ma lui è una tosse! Vai! E allora fai così uguale, dai! E poi dica a volte San Giovanni mi fanno fare uno, due e tre. Voilà, un applauso. E dopo questo momento che ho allestito il mio armadio, salutiamo i nostri partecipanti. Pietro, un applauso per Pietro. Va bene, andiamo, potete andare. E un applauso per Carmine, andiamo avanti! Il prossimo numero, che è difficilissimo, è il numero di una persona che si chiama Romeo. Questo Romeo ci farà fare una cosa che non avete mai fatto. Siete pronti? Andiamo! Oh. Serata, grazie di essere davvero così numerosi per assistere allo spettacolo dell'americana.
dell'Americana a Motta San Giovanni, il ricordo di un grande uomo di sport, di un grande cittadino qual era Ciccio Verducci. Il comitato organizzatore, diretto da Giovanni Verducci e da Domenico Ambrogio, ha lavorato davvero mese dopo mese per organizzare al meglio, come le sei edizioni precedenti, questa serata di grande sport internazionale, di grande atletica, dedicata, come abbiamo già rammentato, a Ciccio Verducci. L'organizzazione tecnica e del comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ricordiamo che la FIDA nazionale ha inserito il Ciccio Verducci all'interno del calendario nazionale, questo proprio per sottolineare l'attenzione e l'importanza che il massimo organo dell'atletica italiana vuol dare alla manifestazione. L'impegno del comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, tutti voi consiglieri, collaboratori, dimostra davvero una grande attenzione verso questa manifestazione che è anche l'aspetto promozionale. Un ringraziamento particolare sempre per sottolineare la presenza della FIDA regionale, va al fiduciario tecnico Giuseppe Pignata, al fiduciario gruppo giudici gara della Calabria, della FIDA Giovanni Matto, insomma a tutto il gruppo giudici che con la presenza certifica la grande organizzazione. A tutti dunque una buona serata e un buono spettacolo. Diciamo subito che partner sono i missionari comboniani. A questo proposito invitiamo tutti a dare una propria offerta, magari portando via con noi un gadget o un prodotto offerto dagli sponsor negli spazi espositivi. L'attività dei missionari comboniani in Sudafrica del padre Casillas. A tutti dunque una buona giornata, una buona serata, insieme alla cucina che sostiene l'intera manifestazione. Un ringraziamento a Motta San Giovanni, che ha collaborato strettamente con il comitato organizzatore. La conosceremo, la Proloco, poi da vicino, e conosceremo anche le varie iniziative che hanno in programma nelle prossime settimane qui a Motta San Giovanni. Motta San Giovanni, la città dei minatori, Motta San Giovanni che tra poco conosceremo con la collaborazione di Vittorio Catalano, insegnante trasferitosi a Milano, ma che ci ha dichiarato che sei mesi a Milano e sei mesi a Motta, per non perdere. Vittorio Catalano poi nel corso della manifestazione ci racconterà un po' la storia. Andiamo ora al ricordo della figura di Ciccio Verducci, della polisportiva mottese, uomo davvero di sport che ha portato l'atletica leggera a crescere nel territorio di Reggio Calabria. Io lo ricordo personalmente nel 2006, quando lo improvvisamente, davvero giovanissimo, ad appena 54 anni di età, perché ora 54 anni si è quasi bambini. Ebbene, la sua famiglia, la città di Motta, i suoi colleghi dell'amministrazione comunale hanno voluto dedicare, lui tanto sognava, proprio al suo ricordo. E il ricordo, se lo sappiamo tutti, è un grande valore. A tutti e di alta cultura, perché il gruppo di pagliacci clandestini non è solo spettacolo, ma è solidarietà, è un modo per avvicinarsi. Solidarietà, un valore aggiunto sono le 20:50 scorsi da qualche minuto. Andiamo subito a leggere la copertina della manifestazione. Ormai la città di Motta San Giovanni
c'è a memoria, conosce a memoria il regolamento. È una manifestazione, l'unica manifestazione che in cui gli spettatori sono protagonisti, perché in una gara su strada o in linea si vede la partenza e poi si attende l'arrivo. Nell'americana è tutto un susseguirsi di emozioni e ve lo spieghiamo subito. Com'è il regolamento? Sono in 14 gli atleti che fra poco vi presenteremo e che si stanno attualmente riscaldando, faranno un primo giro, ogni giro misura 700 metri, un primo giro di passerella, cioè ve li presenteremo, conosceremo le loro caratteristiche. Per chi mangia di atletica leggera, il primo giro lo percorreranno alla media chilometro di 5 minuti. Correre per 5 minuti, percorrere un chilometro in 5 minuti, magari per un amatore è già un buon tempo, per uno che non mangia di atletica è assolutamente quasi impossibile. Per un amatore è un discreto amatore, dunque per loro invece è quasi camminare. Il secondo giro sarà di riscaldamento e lo percorreranno un tantino più veloce, cioè a 4,30 km. Dal terzo giro, attenzione, fino al 12° compreso, ad ogni giro verrà eliminato l'ultimo concorrente che transiterà sotto l'arco. Il percorso, che misura 700 metri, è diviso in due parti. I primi 400 metri gli atleti lo dovranno percorrere a ritmo controllato, e cioè ci sarà una moto con in sella un giudice del gruppo giudici FIDAL di Reggio Calabria, che darà l'andatura 4,30 km nei primi 400 metri di ogni giro. Gli ultimi 300 metri la moto volerà, se ne andrà di corsa, e c'è la volata finale. Ad ogni giro verrà eliminato l'ultimo concorrente che transiterà sotto l'arco. Non vince il più forte, ma vince chi affronta la gara in maniera tattica e intelligente, e lo vedremo nel proseguo del racconto e della stessa gara. È una gara, per chi si intende di atletica, in cui i mezzofondisti sono i favoriti, cioè che con coloro che corrono i 1500 e i 3000 o i 3000 assieme sono i favoriti. C'è però un valore aggiunto rispetto ai mezzofondisti, che qui ci sono ben 5 atleti africani, se anche non sono mezzofondisti, ma percorrono preferibilmente 10 km della mezza maratona, che hanno un valore aggiunto. Questa è un po' la regola, tra poco ve li presenteremo, ripetiamo, è una manifestazione tutta da vivere, minuto per minuto, ma andiamo a fare la storia di questi 6 anni in ricordo di Ciccio Verducci. Nel 2008 iniziamo nel 2008 con la vittoria del keniano Kiptanui, nel 2009 fu Rukundo atleta del Ruanda, nel 2010 l'algerino Siafa Lissaib, nel 2011 l'unica vittoria italiana di Yuri Floriani, 3000 siepi, che sta per partire per Torino per partecipare ai campionati europei 2014, nel 2012 Subup, ancora Kenya, anche l'anno passato ancora Kenya. Ma che cosa accadrà dopo il 12° giro? Rimangono in 4, il 13° giro è il giro finale dove uscirà il vincitore del trofeo intitolato a Ciccio Verducci. È un grande spettacolo, saremo testimoni di una grande atletica. Per questo il gruppo giudici gara della FIDAL di Reggio Calabria è al gran completo, questo proprio per sottolineare l'attenzione della FIDAL Calabria e della FIDAL nazionale
al Trofeo Bertucci all'americana. È il primo giudice, il delegato tecnico, è Giuseppe Davide Pignata, a lui la completa responsabilità della gara. Attenzione, perché il giudice ha davvero una grande responsabilità, sia il giudice che in sella alla moto e sia i giudici che dovranno stabilire loro e solamente loro il nome dell'atleta che arriverà per ultimo al termine di ogni giro competitivo. E intanto vogliamo ricordare che al termine il via verrà dato dal professor Giovanni Verducci, tra l'altro è il personaggio che insieme al compianto Ciccio, che al compianto Ciccio fondò negli anni 70 il gruppo sportivo maltese. Dunque il professor Giovanni Verducci sarà lui il ricordo di Ciccio a dare il via. Un ringraziamento dunque alla FIBA di Reggio Calabria, ai giudici, credo che sia tutto pronto e siamo ormai nell'imminenza di presentare gli atleti, sono 14, li conosceremo uno per uno, ci saranno delle sorprese che solamente Motta San Giovanni può offrire. Davvero una sorpresa che premia l'impegno del comitato organizzatore formato da Giovanni Verducci e da Domenico Ambrogio, mentre l'ideatore del percorso è Carmelo Ambrogio. Noi vedremo gli atleti varie volte perché partiranno direzione farmacia, per intendersi. In fondo faranno il giro di boa, li rivedremo passare una seconda volta e poi li rivedremo al termine di ogni volata. Dunque c'è davvero uno spettacolo tutto da seguire. Ringraziamo Reggio TV, Mileto TV, i quotidiani Il Garantista, il quotidiano di Calabria e la Gazzetta del Sud, che hanno dato ampio risalto nell'edizione di oggi all'evento di Motta San Giovanni e che da domani scriveranno e molto sulla gara che, ripetiamo, è una gara di livello internazionale. Ringraziamo la Polizia Provinciale di Reggio Calabria, un ringraziamento va alla Polizia Locale del Comune di Motta San Giovanni, all'Arma dei Carabinieri della sezione di Mazzaro. L'assistenza sanitaria è affidata ai volontari della delegazione della Croce Rossa Italiana di Gioia Tauro, grazie. Il medico di servizio è il dottor Di Giuseppe e Antonino Verducci, cioè il cognome Verducci sta dappertutto. Allora, siamo pronti? Ancora 5 minuti, ancora prova. Allora, Giovanni Verducci, abbiamo ancora 5 minuti prima di presentare i 14 meravigliosi protagonisti, il ricordo proprio di Ciccio Verducci. Ce ne racconti gli anni 70, quando quel innamorato dello sport decise, in quegli anni poi non era tutto facile, non era facile, negli anni 70 eravamo un po' tutti preoccupati di altre cose, e come vi inventaste la voglia oppure la realizzazione di un gruppo sportivo qui a Motta San Giovanni? Com'era Motta San Giovanni negli anni 70? Buonasera. Motta San Giovanni sicuramente aveva la passione per lo sport, per la solidarietà, la partecipazione con Ciccio, che è stato un gran campione di umanità, di sincerità, di sportività, di partecipazione. Siamo riusciti a costruire assieme ad altri amici una squadra
che fortunatamente poi è riuscita a competere a livello provinciale e anche regionale qualche cosina in più, e quindi siamo soddisfatti per aver avuto questo grande campione che soprattutto abbiamo detto è ciccio di umanità, di sportività e di applicazione. Siamo soddisfatti che oggi possa essere celebrato perché ha lasciato qualcosa di forte e duraturo ed è sempre nei nostri cuori. Grazie Giovanni Bertucci, credo che merita un grande applauso. E vogliamo salutarlo Ciccio Bertucci, che è su in alto, che magari sorride e felice che quella sua idea del 2006, quando ammirava nel circuito di Roccella americana la prima edizione, ebbe la voglia di riproporla nella sua città. Da 6 anni, questo è il settimo anno, la sua famiglia, la sua città hanno riproposto proprio il suo ricordo. Divertiamoci, perché questo voleva Ciccio Bertucci. E intanto vogliamo ricordare, ma lo faremo nel corso, eh? Allora, abbiamo 3 minuti. Nino Gullì, pizza Roma, perché pizza Roma, dove sta? Come che fai questa pizza? Perché è legato al ricordo di Ciccio Bertucci? Perché io sono stato un atleta di Ciccio Bertucci. Ah, è un atleta di Ciccio Bertucci. Quali erano i suoi programmi di allenamento? Durissimi. No, io praticamente sia lì che marcio, con anche il professor Giovanni. Allora siete, oggi vedremo che i bicepisti sono i favoriti. Non ho visto il cielo. Adesso te ne accorgerai, perché abbiamo delle medaglie d'argento europee. Allora? Apposta. Quanto avevi nei siepi? Nelle siepi quanto avevi? Non mi ricordo, però c'è il tempo del Montese, nel 2005 si è ancora molto. Allora, nel 2005 quando hai? Quanto hai? Ci sarà scritto. Non si ricorda, Giovanni Bertucci, quanto aveva nel 2005 questo allievo? Era un po' birichino, però se la cava. 4,20. E aveva, no, il tempo non me lo ricordo, non era strabiliante, però era discreto. E ti prego a ricordare il regolo della 4,20. Notizie su cui anche se non interessa molto, non interessa, ma Laurina non interessano. 4,08 nei 1005, non lo dico, e 2,45 nei 1005. Non diciamo i 1005 solo se sono sotto i 3,50, se no non hanno stesso contratto. È vero, chi se riprende me lo dice. Allora, scusate questo intervento, intanto vi presento il giudice, dov'è il delegato tecnico? Comparso. Davide. Lolia, hai una grande responsabilità, sì. Il tuo compagno di viaggio, ma lo presentiamo! Soprattutto lui ha. Nino, vieni qua! Questo signore, in splendida divisa bianca-azzurra, se fossimo a Roma sarebbero guai tra noi, ebbene, questi due signori, insieme al delegato tecnico Davide Pignata, ma insieme a tutti i giudici del gruppo Concipina, e quelli qua, i tre responsabili. Perché? Perché lui deve decidere insieme ai collaboratori chi è colui che se ne va. Loro però hanno un ritmo caro, ti ha istruito bene? Che cosa vuol dire? Il primo giro come si fa? Intorno o ai 5? Secondo giro? Giro 4,40. Poi? Poi la giri a 3,20. Benissimo. Questo significa, tu di la prenda credo che non ne mangi tanto, no? Però però la media chilometro con lo scooter lo devi fare, eh? Allora, 12 km orari, primo giro, secondo 12,85, poi 13,85. Arrotondata a 13. Benissimo. Buon lavoro, perché Nino, Calea e Loria hanno compito davvero. Totò vai a bordo. Con noi anche il vicepresidente del comitato regionale Bruno Neri della FIBA Calabria, i consiglieri Carmelo Ambragio, il presidente del
final della provincia di Reggio Calabria, Luigi Cangemi, e ovviamente il presidentissimo Ignazio Vita, che porta la grande atletica mondiale qui a Monte San Giovanni. Lo sforzo del comitato regionale è davvero immenso e va assolutamente premiato con un grande spettacolo. Pronti? Siamo pronti? Ricordiamo che l'assistenza sanitaria è affidata ai volontari della delegazione della Croce Rossa Italiana di Gioia Tauro, i medici dottor Verducci e dottor Cugnandolo, Giuseppe Verducci, chiedo scusa, dottor Cugnandolo, dottor Di Giuseppe e Nino Verducci, che è staff medico. Ricordiamo Reggio TV e Mileto TV, e ci racconteranno nei prossimi giorni, potremo rivivere questa meravigliosa serata. Signore, signori, vi presentiamo i 14 protagonisti. Gareggia per l'atletica Recanati nei 3.854 e 35, nei 5.000, 15, 27 e 2, non è un mezzo fondista, ma è un fondista, dunque potrebbe essere un non favorito. Salvatore Arena, eccolo, 1.10 nella mezza, 32.44 nei 10.000. Ancora Italia. Ancora Italia, la sua squadra è l'Elite Prize di Benevento, ha un personale nei 3.000 di 8.27.44, che è un buon tempo perché è realizzato nel 2014, medaglia di bronzo ai campionati italiani indoor promesse nel 2013, nei 1.500 ad Ancona. Signore e signori, da Benevento, Natale Napoli! Ha corso ieri sera a Isernia il campionato di società assoluto sui 10 km. Appena 24 anni, atleta e orgoglio della finale Calabria, gareggia per i colori della squadra toscana Marco Alpi Apuane. Si presenta con un magnifico 8 minuti e 14 secondi nei 3.000 metri, 14.5 nei 5.000, ha partecipato ai campionati europei di corsa campestre 2012 a Budapest. Andrea Pranno! Ci ha entusiasmato nell'agosto 2012, quando ebbe l'ardire di arrivare secondo. Anche lui gareggia per la squadra toscana del Parco Alpi Apuane, è nato nel 1989, settimo a Bressanone nel 2011 e 5.000 del campionato italiano promesse. 31.53 nel 10.000, ha provato anche la mezza maratona che nel 2013 ha corso in 1:09.13, è un calabrese notte, Consolato Costantino! Conosce bene il circuito di Monte San Giovanni, secondo nel 2009, lasciamo l'Italia e andiamo in Marocco. Gareggia per l'RCF Roma Sud, 29.58 nei 10 km, 1:03 nella mezza maratona, è un maratoneta più che mezzo fondista, dunque non dovrebbe essere un favorito, ma è arrivato secondo nel 2009, dunque ha energie ancora tutte tante, 2:18 della mezza maratona nel 2013, per il Marocco, la
campione italiano 2011 nei 1500 metri, che ha corso in 3:42.79, 30:10 nei 10.000, più volte ha vestito la maglia azzurra alle ginnasie del 2002, ai campionati mondiali juniores nel 2004, dunque saliamo davvero come qualità, espertissimo nell'americana, un atleta davvero con molta esperienza in questo tipo di corso, molto intelligente, per il CUS e Camerino, Giglio Iannone. Lasciamo l'Italia, torniamo in Africa. Terzo nel 2009, 31 anni, attenzione perché nel 3000 è uno dei più forti, 8 minuti e 13 secondi, anche lui ieri sera era a Isernia al campionato di società di 10 km su strada, corre la mezza maratona in ora 3:43 e mi correggo in ora 2:24, terzo nel 2009 per il Ruanda Jean-Baptiste Simukeka. Rimaniamo in Africa, attenzione perché vi presentiamo un atleta che in Italia ha vinto un po' tutto, è uno dei protagonisti di tante 10 km dal nord al sud Italia, gareggia per la Virtus Lucca, è nato nel 1982, 28:31.44 nei 10.000, nei 5.000 14:33, tempo realizzato proprio quest'anno per il Kenya Matthew Rubut. E ora, come la fila al Calabria ci ha abituato da qualche anno, attenzione a questi due, non hanno mai gareggiato in gare ufficiali in Europa prima di questa sera, vengono da qualche settimana, sono in Italia, in Albura, in Kenya, hanno già effettuato delle gare, ve lo presentiamo, il primo per i vini Farnese Pescara, 28:31 nel 10.000, 13:27 nel 5.000, alle due distanze in altura, in Kenya, mai in Italia, mai in Europa, Linus Kittrop. Dunque è tutto da scoprire, vediamo come si comporterà. Altro atleta che gareggia oggi per la prima volta in Europa, pensate che onore, anche lui 29 nei 10.000, 13:47 nei 5.000, ma sempre tempi realizzati in altura, in Kenya, la sua squadra è l'Atletica Recanati, è il più giovane dei 14 in gara, è nato nel 1993, signori, Filippo Kosgei. Ora abbiamo l'onore davvero di presentarvi un atleta che ha fatto la recentissima storia dei 3000 siepi in Italia. Ha vestito, pensate, 15 volte la maglia azzurra nel mondo. 4 titoli italiani assoluti e i 3.000 siepi, terzo in Coppa Europa, ha partecipato ai campionati europei di Monaco, ha partecipato ai campionati mondiali di Parigi 2003, ottavo lo scorso 18 luglio agli assoluti di Rovereto nei 3.000 siepi, dove ha un miglior tempo di 8:31.96 che risale al 2003. Signore, signori, ancora una volta qui a Malta San Giovanni per le fiamme azzurre, Angelo Iannelli.
marocchino ma completamente italiano, naturalizzato italiano, milanese doc, Careggia per la Propatria Milano, 3:39:11 nei 1005, anche lui, pur essendo nato nell'89, ha vestito tante volte la maglia azzurra, ha partecipato, pensate, alla finale di Helsinki 2012 nei 1005, Göteborg, Svezia, alle batterie nel 3000 nel 2013, per l'Italia, per la Propatria di Milano, Abdellah Aydan. Se lo sentite parlare, parla il perfetto milanese. E ora alziamoci davvero tutti in piedi, perché le ultime due presentazioni sono da sogno. Secondo nel 2013, terzo ai 5 Olimpiadi nel 2012, primo ai campionati di società di corsa campestre nel 2012 e nel 2013. E ora la speranza, la certezza che il valore azzurro nei 3000 siepi possa continuare come tempi di manetta di Lambruschini e di altri. Giovanissimo, nato nel 1992, atleta siciliano che scoperto dal tecnico Salvatore Pisana era un calciatore fino al 2007. Ebbene, il ragazzo dell'aeronautica militare, la speranza azzurra se non quasi la certezza delle nostre siepi, è qui a Motta San Giovanni. Terzo l'anno passato, lo ricordiamo, ma l'anno passato è stato per noi un anno davvero fantastico. Medaglia d'argento ai campionati europei Under 23 in Finlandia nei 3000 siepi, dove ha realizzato la sua migliore prestazione, che è uno dei migliori di sempre, 8:35:55. Secondo il 18 luglio ai campionati italiani assoluti del 3000 siepi a Rovereto, ha partecipato agli europei di cross a Budapest 2012, 8 volte ha avuto l'onore di indossare la maglia azzurra giovanile e under 23, dalla Sicilia per l'aeronautica militare, Giuseppe Gerratana, il meglio dei siepi, delle siepi azzurre. Buon divertimento. Allora ve l'abbiamo presentati, qualche secondo, vi ricordo il regolamento, primo giro di passerella 5 km, cioè la distanza che Bimbo Canone e che mi parlano abitualmente nei loro allenamenti quotidiani, e molto seri, sicuramente farà peggio, 5:30. Primo giro dunque per loro quasi incamminato, secondo giro è un giro di riscaldamento, cioè come già ricordato a 4:30, dal terzo giro si meglio i primi 400 metri a ritmo controllato, gli ultimi 400 metri c'è l'ambiente e il 14° se ne va. Il primo dei 14 se ne va, andremo avanti fino al 12° giro, all'ultimo giro rimarranno in 4 che si disputeranno la finale. La finale per aggiudicarsi il trofeo titolato al grande uomo di sport Ciccio Verducci. Il via verrà dato dal professore Giovanni Verducci. Ai vostri posti! Partita! 5 km, ovviamente è difficile contenere a 5 km perché paradossalmente l'atleta di elite a 5 km non ci va mai, quando si riscalda va a 4, 4:10, perciò per loro paradossalmente è una sofferenza andare a 5 km, ma anche questa è una delle curiosità del trofeo Verducci
2014 ed ecco il giudice Maria con Nino Paller, rigorosamente con il casco, 5 a chilometro. Avete visto come soffrono in parterre a cercare di fare un po' una previsione. Ci proveremo dopo il terzo o quarto giro. Facciamo attenzione come si comportano, perché quando vedrete che qualche atleta si mette sempre in testa e cerca di tirare, è l'atleta che ha timore, che ha paura. Coloro che conoscono bene il percorso e che conoscono bene la formula non li vedrete mai in testa. Chi è in testa ha paura praticamente di finire poi in coda, perciò davvero è una gara dove non vince sempre il più forte, anzi quasi mai, ma vince il mezzofondista, cioè colui che è abituato a fare velocità ma quanto basta, cioè all'ottocentista, alla preda dei 3007, dei 2005, è poco consona ad un atleta che è abituato a correre la distanza di maratona, cioè 42 km, quei 10 km dove non conta lo scatto, ma conta la regolarità. L'americana non è una gara di regolarità, perché mette insieme il recupero con 300 metri di volata, e dunque è una sorta, io però vorrei, se c'è il fiduciario tecnico Pignata, ah peccato, e allora proviamo a sentire c'è Mimmo Carone, a sentire qualcuno che se ne intende, magari, ecco, è la polizia provinciale di Reggio Calabria che ringraziamo, siamo ancora a 5 km, dunque qui stiamo passeggiando. Giovanni Verducci, quasi quasi ci saresti anche te, a 5 km sì, vedete Gelatana, Rucunte, Giglio Iannone, Kimor che è più esperto, Kimor è più esperto, vedete se la sta giocando. Non mettere le mani avanti, Mimmo Carone, hai detto che William Kimor, io mi sono permesso di dire che è uno dei favoriti, tu mi prevedi che non stia benissimo. Ricordiamo che Kimor ieri ha vinto i 10 km, in quanto li ha vinti, chi è che ha un smartphone che si può collegare in internet, in quanto li ha vinti, sotto i 30 sicuramente, ha vinto Esernia, la prova di 10 km. Ecco, dunque Iannone, Germana, Rudutte, Arena e Kimor, vedete, sempre dietro. Io ho 4, cioè 4.40, dunque il ritmo della moto è leggermente aumentato. Le chiedo solo una cosa, qua davanti no, perché ci sono i giudici, né di qua e né di là. Mentre qui, festa del Borgo Antico organizzata nella Provoco del Comune di Motta San Giovanni, la serata prevede in esclusiva il concerto di musica etnica popolare degli Ether Sound, dunque giovedì 7 agosto alle 21 la Provoco, che abbiamo perso di vista ma dovrebbe essere nei pressi. Siamo dunque al secondo giro di riscaldamento. Sono 14 atleti, vogliamo ancora ricordare, Kenya, Ruanda, Marocco e Italia. Complimenti dunque alla Fidal Calabria, che è riuscita anche quest'anno a fare davvero grandi cose. Pensate, atleti che fino a ieri sera erano a Isernia, William Kibor, Samukeka, adesso appena gli atleti transiteranno sotto l'arco inizia il giro competitivo, terzo giro, percorreranno i primi 400 metri a 4.40, guardate
Nino Callea come tutto, Nino Callea, che fa della vita? So che è andato in pensione, è vero Giovanni Bertucci, da pochi giorni. Esattamente da 31. Nella vita che faceva? Lavorava alle poste. Alle poste, dunque correva anche lui in moto? Qualche volta. Benissimo, Nino Callea, Poste Italiane saranno davvero contenti di avere un collaboratore, anche se in crescenza, però ormai è diventato espertissimo nel ritmo controllato. Ha tirato fuori gli occhi abbaglianti Nino Callea. Questo è il giro competitivo, quando raggiungeranno un po' i pressi del comune ci sarà la volata e attenzione, quando li rivedremo prepariamoci ad applaudire, purtroppo per lui. Vogliamo fare qualche previsione? Chi fa qualche previsione? Ignazio Vita, buonasera Presidente. Allora, il primo a andare via chi sarà? Purtroppo la lotta sarà tra Costantino e Arena. Allora, Costantino e Arena, lei non li conosce? No. Perché sta qui? Non lo so, per curiosità oppure perché mi piace? Curiosità, speriamo che poi la spinga magari a correre, perché la corsa significa stile di vita. È vero che tu lo sai molto bene, stiamo parlando con un'espertissima che fa della corsa l'amore della sua vita. Sì, è vero, correre è importante. Correre è importante. Esprimo la mia idea, sarà eliminato Arena. Arena o Costantino, magari viene eliminato un keniano. La bellezza di questa manifestazione è proprio questa. Noi abbiamo assistito a alcune edizioni che davvero, e poi Costantino arrivò secondo nel 2012, perciò non è detto, perché e sono gare di tatti. Attenzione, non attraversiamo perché fra poco ci siamo, Fra poco c'è la volata e non vorremmo che davvero, io prego gli amici addetti, benissimo. Allora, attenzione, attenzione, perché ci siamo alla volata, ed ecco Nino Callea che va troppo piano, però Nino Callea, complimenti Nino. Allora, vediamo cosa accade, vediamo cosa accade, guardate, Costantino, oddio, ragazzi, ma quale Costantino, ma quale Arena? Ma Carmen, ma che hai detto? Ma vediamo un po' che dice... Robot. Kenya meno uno. Matteo Robot, guardate il fascino. Giovanni Verducci, è affascinante l'americana, perché non vince il migliore. Vince come dice sempre lui, E Costantino ha avuto paura. Cosa ha fatto Costantino? Sapeva che era il favorito ad andarsene, allora ha preso adesso la corsa. Ma se Costantino continua a stare in testa, rischia da morire, perché non si possono tirare tutte le volate. Coatleti, hai visto Geratana com'è coperto? Sì, Geratana sta coperto. Costantino sta facendo una gara intelligente. Euro tutto. 1.500 più pago Bruno Neri, presidente del comitato regionale della FIBA, 2.000 euro effettivo. Come va, direttore? Sì, 2.000 euro effettivo, erano tutti in beneficenza per la gara della Roma. La battuta è mia, assolutamente. Ignazio Soporo, Sporo Arena, no, non vogliamo. Guardate Nino Callea ride. Che succede? Che se i geniali hanno capito tutto adesso. I keniani hanno capito tutto! Sì. Allora, com'è? Ignata? Come sei? Arena, avete indovinato tutti, Ignata, come stiamo allora? Hanno iniziato il quinto giro, sono rimasti in 12 e mancano 8 giri al termine. Recuperano 4, adesso cominciamo però. E intanto vogliamo ricordare che l'iniziativa è sostenuta da Redding Center, soluzioni globali per l'ufficio, Pizza Roma di Nino Grulli, Ristorante Cece, Famiglia Verducci, a 5 Terre, Corniglia, La Spezia, Stocco e Stocco. Bruno Neri, ci insegnate per la ragione, chi esce? Nino. Chi esce?
non può dire, giustamente, è come se dicessimo a un pubblico ministero chi condanna assolutamente, chi esce? Allora ne posso dire se no qualcuno, Carmen, chi esce? Iannelli. 3.000 siepi, 4 volte campione italiano, so che gli anni sono passati, Don Angelo, è vero Carmela, perché Iannelli ha rischiato qualche Ignazio Vita, chi esce? Dovrebbe essere Iannelli, però non vorrei sbagliare anche questa volta. Perché è qui? Perché è qui? Sono qui per la manifestazione. Benissimo, ha capito già come funziona? Come funziona? Il primo saranno sempre l'ultimo. Bravissimo, come si chiama? Bruno. Bravissimo Bruno, attenzione, così proviamo se vediamo chi vuole male alle Fiammazzurre o al Parco Alpi Apuane. Fiammazzurre, Angelo Iannelli, vediamo, vedete che i miei non hanno capito? Aidan, qua si capisce bene, ha sbagliato tutto Costantino, ha sbagliato tutto. Iannelli là, attenzione perché qui possiamo già parlare di tattica. Iannelli ha una grande esperienza, cosa ha fatto? Ha aspettato i 10 metri per infilare Costantino. Proprio così l'intelligenza tattica ha il sopravvento magari sulle condizioni fisiche e sulla preparazione tattica. Allora, avete guardato bene, Iannelli era l'ultimo fino a 10 metri, cosa ha fatto? Da bossi a pista ha fatto lo scatto finale, non ce n'aveva più, però ha detto posso infilare Costantino, e Iannelli è stato davvero bravissimo a infilare Costantino. Guardate come la Lamia, Aidan e Gerratana recuperano bene, perché sono i favoriti e dunque non tirano. Allora, dov'è Davide Pignano? Oh, il nostro delegato tecnico. La situazione, siamo al sesto giro, sono rimasti 11 atleti, mancano 7 giri. Andiamo da quest'altra parte, signore, chi esce? Italia o Kenya o Ruanda o Marocco? Kenya. Esce un keniota adesso? Sì. Esce un keniano? Quanto ci gioca? 100 euro. Guardi che ne vince 300, perché il keniano non esce, è difficile. Sì, sì. Allora, Ignazio Vita darà 100 euro, E compare, Ignazio Vita è compare, non so che, è il compare, assessore, è compare. Allora, 100 euro chi gli dà? Allora, se esce un keniano, Giovanni Verducci, subito dalla sua portamonete, abbastanza colmo, devolverà al padre Casillas, ai missionari congoliani, facciamolo perché ci aspettano gli amici, gara di solidarietà. Attenzione, se esce un keniano, mamma mia che succede, un po' difficile, vero Ignazio? Chi esce? Chi esce? Iannelli. Iannelli, ma speriamo di... vabbè, guardate, vedete, il Kenya ha capito, sì. Oddio mio! Vediamo. Iannelli. Un applauso ad Angelo Iannelli, 4 volte campione italiano dei 3.000 siepi, è nato nel 1976, dunque di strada ne ha fatta davvero tanta. Iannelli, grande atleta, splendido, davvero splendido nei 3.000 siepi, noi lo vorremmo avere ai nostri microfoni. Angelo Iannelli, quanto hai dato allo sport azzurro e quanto ancora dai, 8° ai campionati italiani, 4 titoli italiani, ci hai entusiasmato quando hai infilato Consolato, da buon siepista. Guarda, voglio fare una grande organizzazione perché quest'anno, a differenza degli altri anni, è stata competitiva dall'inizio, quindi quando è competitiva dall'inizio diventa sempre più duro. L'unica carta in cui devo giocare è quella negli ultimi 20 metri quando gli altri rallentavano. Ci ho cercato fino alla fine, però vabbè, contento così. Angelo Iannelli, Fiamme Azzurre, 4 volte campione italiano, che livello, ha ragione Angelo Iannelli.
Dov'è Biagio Vita? È vero che il dato tecnico è elevatissimo. Stiamo assistendo, cittadini di Motta San Giovanni, ad uno spettacolo di atletica leggera. Non vogliamo essere enfatici oppure non credibili, ma davvero di valore internazionale. Come d'altronde dall'inizio di questa manifestazione, da 7 anni fa, il valore tecnico si va sempre di più elevando fino a questo evento, dove stiamo vedendo grandi imprese da parte di atleti keniani e italiani. Ma come fate? Quella è una formula che non sveliamo a nessuno. Benissimo, so se Giovanni Verducci poi ce la dice, oppure Luigi Caggevi ce la dice, oppure Domenico Ambrogio ce la deve dire, perché lui è uno dei due presidenti del comitato organizzatore. Eccoli qua, una foto per tutti e due. Come fate? Come fate a portare questi atleti? È semplice, dai. Siamo attornati di gente veramente esperta, e quindi però volevo dire, forse non è il momento, perché dopo ci sentiamo, Domenico Ambrogio, presidente del comitato organizzatore, insieme a Giovanni Verducci. Sta accadendo qualcosa di strano, perché il gruppo si è e comincia a stancarsi. Attenzione, che succede? Vediamo. Allora, fuori Kenya, questa è stata una frazione molto strana. Avete visto? La stanchezza comincia a farsi a sentire. Ha ragione Angelo Iannelli quando ha detto: se Angelo Iannelli si è riposato, lo vorremmo con noi al commento delle fasi finali, lui che è esperto. La stanchezza comincia a farsi sentire. Perché Angelo? Perché questa volata è un po' sconclusionata? C'è stato un allungamento dei concorrenti. Diciamo che in questa volata hanno visto già in anticipo che il keniano aveva preso dei mezzi di stacco, e quindi hanno deciso di rallentare e di fare questa frazione. Il keniano ha pagato gli scambi di vittima. Anche perché, come abbiamo visto, loro danno il 100% di volata. Ecco, quello che abbiamo sottolineato, non è una gara dove vince sempre il più forte, vero? No, sta anche nella tattica di gara, l'intelligenza a gestire bene le forze delle volate davanti. È vero che il tuo vince favorito è un mezzo fondista? Il favorito deve essere un mezzo fondista come non si è visto, che va di forza in questo percorso e riesce più a rimuovere la forza muscolare della salita. Però sì. Il prossimo chi sarà? Ma ho visto più difficoltà a me, credo che visto anche che abbiamo già ieri, visto le sue poche qualità veloci, sei il prossimo riuscito. Benissimo, Angelo Iannelli, grazie di questa collaborazione, ha sintetizzato molto brevemente. Allora, Pignata, 8° giro, sono rimasti in 9 e se ne sono andati, e sono rimasti in gara. Natale Napoli, Andrea Pranno, Lalami Cercavi, Giulio Iannone, Gianzi Mocheca, Filimon Cosgay, Aidina Bedà, William Kibor e Giuseppe Gerratana. Non abbiamo mai parlato di Natale Napoli, Presidente. Ora preghiamo Maurizio Leone una volta di essere vicino, perché Maurizio Leone è grande campione calabrese, davvero un vero intenditore. Attenzione, gustiamoci questa finale e facciamo un grande applauso ad Andrea Pranno. Ha dato davvero tutto, ieri ha gareggiato ad Isernia. Complimenti all'atleta calabrese, splendido Andrea Pranno, grazie davvero. Andrea Pranno, un grande esempio di dedizione all'atletica leggera. Maurizio Leone, se riusciamo a recuperarlo, perché vogliamo commentare insieme a lui queste ultime fasi. Davide Pignata, allora abbiamo iniziato il 9° giro, sono rimasti in gara 8 atleti, mancano 4 giri, compreso, allora 5 volate mancano ancora. Se Maurizio Leone ci raggiunge, eccolo. Oh,
Vogliamo fare un grande applauso a Maurizio Leone perché ha dato la dedica azzurra a Diego Gradesi tanto. Allora, abbiamo visto che Gibor, che Andrea Pranno, che Simu Kenka, quasi il giorno e tre ore fa erano ai Serbia, no? Ai campionati di società. Ha contato questo per Pranno? Ma sì, sicuramente per Pranno ha contato, spero che continuino per i veneziani, anzi per i veneziani e per il portiere Simu Kenka. Questa è già una gara di per sé un po' complicata, come abbiamo detto prima, e tutta questa serie di volate credono parecchio accelerate nelle gambe degli atleti, quindi c'è tattica, c'è allenamento, c'è freschezza muscolare. La tattica non vince sempre il migliore, vince il più intelligente e il metodologista è favorito. Questo è favorito, rimane favorito quello di Gibor, però ripeto, bisogna vedere la passione di ieri sera, perché teniamo la cosa molto forte, la cosa 22.50, anzi 22.40 con 10.000 con una bella salita, abbiamo ricevuto insieme 8 ore buone in macchina. Può essere stanco. Allora attenzione, insieme a Maurizio Leone, insieme ai nostri tecnici, guardiamo questa, e sono rimasti in gara 8 atleti e sono Natale, Lalami, Giglio Iannone, Simu Kenka e va Napoli. Complimenti a Napoli, complimenti a Napoli, andiamo subito a conoscerlo da vicino. È nato nel 1991, Grecia per la Prize di riferimento. Complimenti, davvero resistito alla grande, vero Maurizio Leone? Ha resistito, ma era uno dei che uscire quasi subito, diceva. Sì, come è stata dura? Sì, sì, è stata abbastanza dura, ma è una manifestazione bella, quindi la difficoltà non sempre più di tanto quando stai con gli altri atleti più forti di te, corri per divertirti, poi quello che viene. Grazie. Rimangono i migliori, andiamo con la Pigliata e a raccontarvi che siamo al giro numero 10, mancano 3 giri sulla volata finale. In gara per il Marocco Lalami Cercaui, per l'Italia Gino Iannone, per l'Irlanda Giambattista Simu Kenka, per il Kenya Philip Onkosgei, per l'Italia Aidan Abdelhadi, per il Kenya William Kibor e per l'Italia Giuseppe Gerratana. Davvero la gara si fa interessantissima, c'è tutto il mondo, Kenya, Ruanda, Marocco e Italia. Chi esce? Luigi Cangemi. Detto che uscivo Costantino e purtroppo è uscito Costantino. Adesso preferisco dire chi vince. Chi vince? Gerratana. Vince Gerratana. Allora, Maurizio Leone non solo ora cura davvero tanti atleti, ma tu la conosci questa, hai corso la seconda edizione, com'è andata? L'ho corsa che ero nella parte finale della mia carriera, non mi sono mica divertita, comunque in volata mi è stata la mia forte. Vediamo un attimo la chi esce. Maurizio Gino Iannone. Allora Maurizio Maurizio Leone pronostica Gino Iannone, che tra l'altro è stato un buon ha corso ieri sera anche Gino Iannone e della provincia di Salerno, guardate Kosgei, tutti keniani, ci ha vinto. Bravo Gino, il campione italiano del 2005, del 2011, 3.42, complimenti Gino Iannone, 29 anni, della provincia di Salerno. Ti sei sposato Gino? Un anno fa ti dovevi sposare, sempre il prossimo anno mi dice, va bene. Allora, chi è rimasto? Lalami Cercaui del Marocco, Giambattista Simu Kenka, Ruanda, questo no, che lo salti Kosgei, Philip Onkosgei, Kenya,
Aidan Abdelà, Italia, Kimber William, Kenya, Giuseppe Gerratana, sono in totale, Davide, 6 atleti, dunque 2 volate e poi il volatore finale, 2 keniani, no, 3 keniani, no, 2 keniani, Ruanda, Marocco, Italia e Italia, Aidan Gerratana. C'è Luigi Grangemi, presidente del comitato provinciale della FIDE di Reggio Calabria, che dice Gerratana. Sì, sì, ho detto Gerratana e proprio fermo. Salvatore Audino, che ci farai conoscere le foto in tutto il mondo, ti dice, ti vedo poco prezzo. L'anno scorso a Mileto, io sono di Mileto, e organizzo la gara alla Normanna e ha vinto William Kibo. No, io ti sto chiedendo chi vince oggi, tu mi parli dell'anno scorso. Appunto, l'anno scorso ha vinto William Kibo, ieri ha vinto William Kibo 10.000 su strada e questa sera penso che vince William Kibo. Allora, Salvatore Audino dice William Kibo, Luigi Cangemi dice Gerratana, Giovanni Verducci non si pronuncia perché è il presidente del comitato organizzatore. Tifo per un italiano. Domenico Ambrogio? Penso Gerratana, però voglio aggiungere una cosa, voglio in questo momento ringraziare tutti i mottesi e non solo i mottesi che sono presenti, perché stiamo vivendo veramente un momento talmente intenso di emotività, poi soprattutto per il modo come lo stai conducendo. Evviva la città di Motta! San Giovanni, un grande applauso a voi stessi, forza, applauditevi! Sono 6, dunque la penultima volata e poi il volatore, chi è Maurizio? La Lami Cercavi dice Maurizio, perché loro le cerca tutte. Guardate, guarda, chi è questa? E qui è Cosgay che... Signori, Maurizio Leone vince 1000 euro. Non è complicato, va. Non è complicato, non è complicato, allora... Siamo rimasti in 5, come diceva la canzone Maurizio, come diceva la canzone, siamo rimasti? No, non la ricordo. C'era una canzone che dice siamo rimasti in 3, 2. Siamo rimasti? Niente. Sono solo 3, 3 briganti e 3 somari. Che meraviglia, guardate che sinergia con l'impianto di applicazione del gruppo falconistico Città di Motta di Nilello Verducci, bravo, un applauso Nilello Verducci, guardate che sinergia. Allora, sono in 5, Luigi Gerratana, io adesso chi conta è Maurizio Leone, Luigi Verducci, dice. Adesso non lo dice. Allora, quanti in Italia? 2, Ruanda, Kenya e Kenya, è così? Allora, Maurizio Leone, ormai sembra il cavallo vincente, scusa il termine del cavallo. Non mi pronuncio perché adesso ho paura. A paura sbagliata. Ignazio Vita, quanti sono 1000 euro in taglio, Ignazio Vita? Ha ragione Maurizio, ho paura anch'io di sbagliare. Giovanni Verducci, ha detto in italiano. Tutta la pratica. Allora, Salvatore Audino. Che cosa? Ma tu parli solo di keyboard e basta. Carmela. Rossella, scusami tanto. Rossella, scusami. Allora, qua nessuno fa previsioni. William Kibor dici te, benissimo. Allora, William Kibor. Attenzione, vediamo perché Simu Keka e Timon hanno corso anche ieri sera a Isernia, eppure sono in gara. Gerratana è un siepista, e che livello di siepista, vero? Che è la certezza azzurra adesso, si può dire. Il nostro futuro di sicuro, bisogna capire quante tossine ha accumulato e in che condizione sta in questo momento. Speriamo ce la faccia. Vediamo, gustiamoci questa ultima eliminazione, crediamo, vero Davide Pignata, prima del volatore! Chi va via? Chi va via? Chi va via? Gosgay! Allora, attenzione, lo spettacolo arriva ora, in gara! Il per l'Italia, Aidan Abdelà, per il Kenya, William Kibor.
per l'Italia Giuseppe Giordana, per il Ruanda Gian Battista Sinucreca. Signori e signori, si accettano le scommesse fino a Diego. Di possibilità. Giordana, il siepista under 23, il Finlandia 2013, la medaglia d'argento agli europei, il secondo campionato italiano assoluti di Rovereto, le 3000 siepi del 18 luglio. Ecco il vincitore del trofeo Borducci 2014, Italia Kenya oppure Ruanda, vediamo. Guardate, è proprio un campione, vero? Ieri ha vinto tutto, ha vinto davvero in un po' di tempo con un figlio di Alessandro, come ha portato. Chi può vinto? È molto impressionante di questo pallone che ne ha, perché non può fare per tutto. Quest'anno vince la mano in testa, perché la vita di Italia dovrebbe una sola 60-50. Vince la sera, invece non è grandissima, vince oggi non è grandissima. Sì, forte. Iborn, a chi dedichi la vittoria? A chi dedichi la vittoria? Iborn, the winner is for? The winner is for? Yeah? He's for the winner. È vero! The winner is for? Dimmi a chi dedica la vittoria. The winner. Oh, ok. I dedicated my web this competition because to run good is who is cooking for me, looking after me, wash my clothes for me, is compliment to my wife. I dedicated my wife. Yeah. Viva Motta San Giovanni, il trofeo Verducci, lo puoi ripetere? Viva Motta San Giovanni. Yes, viva Motta, ripeti, viva Motta San Giovanni. Ok, San Giovanni. Trofeo Verducci. I dedicated this race for my wife. No, repeat. Viva Motta San Giovanni. Viva Motta San Giovanni. Viva Motta San Giovanni. Viva Kimbo! Bravo! Nino! Nino! Greco! Ma che c'è? Allora, l'edizione 2014 Romero Ambrogio, il presidente del comitato provinciale della Federazione Leggera. Può scaccia qui, sono qui, il presidente del comitato provinciale, e poi tutti i volontari. Chi vuole? Una foto con me, capino. Coordinato. Guarda lì. Poi si devo salvare la munizione. Ho avuto qualche problema con un'altra struttura, oggi siamo tornati all'antico. Qual è il tuo segreto di dare per chi parla un'opportunità di parlare serenamente e con tutte le caratteristiche che si possa ascoltare? Qual è il tuo segreto, Minello? Semplicemente, per una figura grande come quella di Ciccio, facciamo le cose presumibilmente grandi, come lo merita. Come merita Ciccio Verducci.
Allora intanto vogliamo ricordare, ecco qua, Giovanni Verducci. Dunque, dal punto di vista, un commento a caldo, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche ambientale. Tecnicamente William Keyboard davvero va ringraziato, William Keyboard, perché dopo la vittoria di Isernia, con tanti appuntamenti che un atleta come lui, come diceva Salvatore Audino e anche Maurizio Leone, poteva fare un'altra scelta, si è assorbito 7 ore di macchina per tornare dove lui l'anno scorso arrivò secondo. Dunque una gara tecnicamente elevatissima, Gerratana ha dato il massimo e ha confermato il suo prestigio europeo. E poi la città di Motta San Giovanni è stata davvero lo spettacolo nello spettacolo. È stata veramente una bella gara, poi ovviamente gli atleti che ieri hanno gareggiato per i campionati italiani, noi li ringraziamo per aver scelto la nostra, come dire, la nostra piazza e per dare ancora prestigio, ma questo è un merito della FIDA, di Ignazio Vita e di tutti i suoi collaboratori. Credo che poi vivere la gara come la fa vivere lo speaker che abbiamo dalla prima edizione del Trofeo Verducci, credo che per noi è veramente una bella grande soddisfazione. Poi Mimmo Ambrogio diceva prima, la partecipazione appassionata, perché tu la trascini, per noi è una bella soddisfazione. Speriamo che di poter continuare a portare gli atleti che sono ai massimi di livelli e darci una bella soddisfazione come quella di quest'anno. Grazie a tutti. Allora, mentre ci prepariamo per le premiazioni, non andate via, io vorrei il professor Vittorio Catalano, se è ancora nelle vicinanze, professor Vittorio Catalano, non lo vedo, perché così ci racconta un po' la storia. Professore, eccolo qua, guardi la sua destra, davanti. Allora, davanti professore. Allora, Vittorio Catalano ha realizzato nella sua storia di innamorato della sua cittadina 268 video, ma io ho letto, ormai internet ci fa conoscere il mondo, no? Che nel 1913, 19 dicembre, la prima centrale idroelettrica fu realizzata proprio a Motta San Giovanni. Professore, perché? Perché è la prima volta che vado in pubblico ai Mottesi, comunque li saluto tutti e se ne voglio molto bene. Comunque la storia di mio padre è un po' lunga, parte nel 1800, quando lui è nato, che si trasferisce al nord, dove al nord prende tutti i requisiti per poter fare una città di idroelettrica, torna a Motta con tutta l'esperienza acquisita e porta una città di idroelettrica che la installa alla contrada di Silvestro. Perché la luce? Perché a Motta a quel tempo si viaggiava con gli accitterini, cioè praticamente con l'altro Caburra. E in qualche angolo c'era il pezzo principale. Invece nel 1913 l'illuminazione è stata al paese totale. È durata fino al 1954, quando nel 1953 un rovinoso diciamo così, alluvione ha portato via tutto. Praticamente Motta è rimasta un po' al buio. Allora, chi vuole conoscere Motta com'era, no? Può andare sul sito Vittorio Catalano col K e può vedere quante foto, quanta memoria fotografica ha, professore. Allora, noi abbiamo in mostra in bacheca circa 5.000 tra la bacheca e il video. Certo, naturalmente non si può vedere soltanto in un giorno, ma tutto, se uno ha molto tempo, in 2 mesi, penso può vedere tutto anche su internet. Internet, vedere uno al giorno, in 2 mesi vede tutto. Ci sono 268 video, tutti rapportati a Motta San Giovanni. Motta San Giovanni com'era, a cura del professor Vittorio Catalano, Vittorio Catalano con il K, e ci possiamo divertire magari fra un giorno e l'altro a vedere tutto. Volevo aggiungere anche che io ho fatto una storia, diciamo, di tutti i 98 anni, partendo dall'unità d'Italia fino ai giorni d'oggi. Per quanto riguarda invece la fotografia, parte molto vecchia e mette in confronto com'era allora e com'è adesso. Naturalmente, se uno ha pazienza, si mette a vedere le foto, per esempio qui, voglio portare un esempio semplice, qui, Borgo, questa parte qui era tutto un giardino. E allora, portando la fotografia da allora, che era soltanto qui in Piazza Borgo, dove c'era una fontana e un addetto scura,
stata tutta eliminata, la bucciola era la raccoglieva l'acqua per portarla a legare i giardini qua in fondo. E allora cosa succedeva? Che quando hanno fatto questo parte la parte, una cosa che posso fare una critica è che potevano fare un posteggio sotto perché è stata un'area praticamente non organizzata. E vedo tutte queste macchine in giro che tante volte incontrano le strade, non solo, ma anche per i, se vengono dei turisti, trovano difficoltà a posteggiare, a fermarsi, a ammirare anche i luoghi nuovi che ci sono molto fatte bene, perché per esempio hanno restaurato il castello Sant'Aniceto, che come era prima e come adesso c'è una grande differenza, è tutto fotografato. Se uno vuol venire a vedere la mostra qui a San Giovanni, c'è una mostra di tanti metri quadri dove c'è un'esposizione infinita. Pensate un po', c'è anche 20 anni, cioè, devo finire, grazie, il tempo è scaduto. Il tempo è scaduto, professore, ma abbiamo tempo perché Vittorio Catalano col K. Allora, Nino Verducci, Ninello, dove sei? Un po' di musica e poi siamo pronti. Vediamo cosa sceglie di brano musicale Ninello Verducci, poi inizieremo con la cerimonia di premiazione, alla presenza delle autorità sportive e delle istituzioni.